coach Stefano Trazzi, Manerbio perde contro Siena, dobbiamo premettere un Manerbio troppo brutto per essere vero, che praticamente è stata sotto tutta la partita con Siena, però dobbiamo dire anche per onestà, ed è la seconda cosa importante, che una coppia arbitrale che si è poi accanita con voi nel finale non vi ha permesso di rimontare, perché tre tecnici negli ultimi 5-6 minuti, in tutto sono stati quattro i tecnici contro di voi, e anche un antisportivo nel finale a Moreno, ripeto, una coppia arbitrale che non vi ha permesso comunque neanche di rimontare con le vostre forze. Sì, sì, come detto te, hai fatto un'analisi giusta, noi troppo brutti nel primo tempo in particolare, molli, molto slegati, poi una buona reazione si è vista, ovviamente poi quando devi rincorrere un meno 14 ogni piccola cosa ti va male, poi si sono accaniti anche gli arbitri, sembrati fino a un possesso di differenza, forse meno 4, e dopo lì ovviamente come tutti gli arbitri nel finale hanno fatto di tutto, hanno fatto molti errori, molto nervosi, non capisco perché, però fa parte del gioco e va bene. Ecco, partendo dal primo tempo, insomma 44 punti subiti, insomma dovevate essere voi la squadra che aveva più motivazioni dopo che eravate riusciti molto bene a vincere la settimana scorsa in casa proprio di Siena, che sembrava ormai tagliata fuori per le prime due posizioni. Secondo te cosa veramente non ha funzionato? Purtroppo non lo so, è un momento dove facciamo molta fatica, probabilmente le energie sono poche, le abbiamo messe tutte nel secondo tempo come a Siena, là siamo riusciti con degli episodi a rimettere subito la gara in sesto e poi con appunto l'adrenalina di poterla gestire nel finale. Questa volta non ce l'abbiamo fatta, ci abbiamo messo troppo per tornare attaccati a loro e questo gli ha dato la sicurezza di gestire nei minuti finali la partita. Siamo a fine campionato, quindi probabilmente vengono a mancare un po' di energie e c'è un po' di scollamento, ecco. Purtroppo comunque abbiamo fatto un buon campionato, abbiamo fatto un ottimo campionato, adesso vediamo un po' il risultato di domani, però insomma è tutto più difficile. Ecco, paradossalmente questa vittoria di Siena rischia di escludere sia voi ma anche loro, nel senso perché per permettere a una delle due di passare ci vorrebbe veramente un'impresa, perché dovreste vincere entrambe le ultime due ma anche ribaltare la differenza canestri rispetto ai vostri avversari, insomma. Sì, sempre che domani Vicenza perda a Falconara, perché se vince praticamente è tutto finito, ecco. Vediamo domani, dai, siamo tutti a fare dei conti che non ci stanno, purtroppo dobbiamo leccarci le ferite, purtroppo oggi insomma, pensavo di fare una gara diversa e non ce l'abbiamo fatta, però un plauso a tutti lo stesso. Ecco, forse proprio quello, come dicevi tu, pensavo di fare una gara diversa, perché pensavi anche che la vittoria di Siena avesse dato anche una nuova inerzia positiva, quantomeno dici le forze nel finale di stagione possono mancare, però una marcia in più poteva arrivare appunto da quel risultato, forse per quello ti aspettavi qualcosa in più. Sì, esatto, proprio per quello, perché pensavo che moralmente ci lasci la forza per affrontare questa gara qua e poi andare a provare il tutto per tutto a Vicenza, così non è stato, purtroppo abbiamo avuto difficoltà, Savazzi non stava ancora bene, ma a parte quelle cose qua, insomma, anche l'approccio alla gara è stato molto, molto difficile, un po' molli, un po' forse la tensione, loro giocavano con liberi e hanno fatto una buona gara. Grazie. Grazie a voi.